Ragazzuoli, prima di iniziare il video vi invito a cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche e rimanere sempre aggiornati. Grazie e buona visione! Ragazzuoli, oggi esploriamo questo monumento antico. Buona visione! E bella trasole, bentornati in questo nuovissimo video, sono Chris177, siamo con oggi ragazzi, tornati sulla serie di Marte. Vi è piaciuto un sacco lo scorso episodio dove abbiamo trovato appunto il centro del pianeta, cioè il centro di Marte, tutto ghiacciato e tutto congelato. Oggi appunto esploreremo ancora un pochino per completare delle quest e successivamente ragazzi andremo ad esplorare intorno alla nostra astronave, anche perché come vedete dalla mappa qui a sinistra ci mancano ancora un po' di cosette, quindi andiamo magari oggi ad esplorarle insieme. Ci manca la quest numero 8 da completare e ci richiede 16 pezzi di sabbie mobili. Io direi entriamo nel portale ragazzi e andiamo a prendere le sabbie mobili. Ok, eccoci qui, cerchiamo un po' di sabbie mobili. Allora, ho farmato, se avete visto, davanti a casa mia avevo un bel spezzone di terra che ho farmato scavando tutta, cioè io non so se vi ricordate ma qua era tutto piano. Ho scavato tutta questa neve per ottenere appunto tutto quello che avete visto prima, tutta quella terra che avete visto prima. Quindi ragazzi lì ho passato davvero tanto tempo off camera per farmare tutto questo. Anzi, ma che muoio. Stati calmo, vengo in pace, vengo. Oh, dove è andato? È scappato, pure tu no. No, no. Morire. Ok, ok. L'Enderman se n'è andato per fortuna. Allora, ho esplorato un po' in single player e devo dirvi la verità, so più o meno già dove devo andare. Cioè ho farmato un po' off camera, so più o meno dove devo andare. Però come vedete ci sono un po' di nemici da affrontare, quindi noi li affrontiamo senza nessun tipo di problema. Ok, oh, l'unico che mi dà veramente fastidio ragazzi è lo scheletro. E ma gli facciamo fare un bel volo di sotto. Ciao bello. Ciao, oh, morisci. Ho esplorato un po' in off camera perché altrimenti ragazzi non potevo trovare una soluzione plausibile. Bella lì, bella lì. Ok, ci mangiamo la patata e andiamo avanti. Perfetto, direi di raccoglierla. E da quel che ho letto anche su un articolo, praticamente, oh mio Dio, ti nascondevi, da me, ti nascondevi, volevi farmi la guardia, volevi. Da quel che ho letto su un articolo ragazzi, praticamente, ah qua ce ne sta un bel po', praticamente dovremmo trovare anche le canne di bambù in questa serie, nel Nether. E ho letto che sono davvero davvero molto 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 rare ragazzi, quindi dobbiamo fare molta attenzione, dobbiamo cercare di trovarle perché quel materiale ci servirà poi più avanti per costruire tantissime cose e per scambiarle con altre cose. Poi la canna da bambù, come sapete, la possiamo mettere a crescere. Una volta che cresce la possiamo duplicare, fare quel che vogliamo. Io direi raccogliamo tutto e ci becchiamo fra poco. Ok ragazzi, ho raccolto tutto quello che c'era qui e ho preso uno stack e mezzo di verruche del sottomondo e 39 sabbie mobili, che per il momento secondo me possono andare molto molto bene. Direi saliamo in tutta tranquillità e completiamo la quest. Stai scherzando? No, 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 no. No, che zingara. Sei una zingara, sei. Creeper, esplodi, ti prego. Esplodi. Bravo. Bravo, Creeper, una volta. Allora, ragazzi, di solito io faccio episodi dai 7 ai 12 minuti al massimo. Ultimamente sì, li sto facendo da 7 a 8 minuti. Fatemi sapere voi, qua sopra adesso, di quanto li volete, perché alla fine dovete scegliere voi. A me non costa nulla montarvi dei video un po' più lunghi e a voi non costa nulla rispondere qua sopra. Quindi fatemi sapere voi, anche perché se voi volete video leggermente più lunghi dovete dirmelo, così io almeno li faccio senza problemi. Come vi stavo dicendo, ho farmato tutta questa terra scavando tutta la neve nel sottomondo. Qual è il problema? È che non è spawnato niente. Sono andato a ricercare online e praticamente lo spawn dei mob pacifici, quindi mucche, pecore, è 400 volte più lento dei mob cattivi. Ok, io direi per non perdere la farm di appunto verruche del sottomondo che ci potrebbero tornare utili più avanti, direi di piantarne qualcuna qui. Ok, perfetto, ne ho piantata qualcuna così che almeno se crescono, ecco vedete qua già stanno crescendo, ne farmiamo un pochettino e siamo tranquilli. Ok ragazzi, io direi di prendere questo cactus verde e convertirlo in diamanti, siccome appunto ho farmato un bel po' per questo e almeno qualche diamantino in più direi che non ci fa per niente male. Direi a questo punto di prendere anche i diamanti che avevamo farmato la scorsa volta e di convertirli
nel mob spawner. Quindi ragazzi, attenzione, abbiamo il mob spawner. Siamo pronti? 3, 2, 1, via. Ok ragazzi, mob spawner conquistato. Ok, perfetto. Prima di appunto posizionare il mob spawner, ho craftato una recinzione, così da non far scappare appunto gli animali. Direi di metterlo qui, che non fa male. Sì? Sottoterra magari? No, vabbè, qua. Via. Ah, finalmente vediamo un po' di vita oltre a noi su questo pianeta. Quindi abbiamo i maiali. Il problema è che non abbiamo le carote, quindi non possiamo farli accoppiare. Ok, ho convertito anche la neve e direi subito di levarci questa quest col quest bot. Quindi andiamo sulla quest numero 8 e leviamo le sabbie mobili. Ok ragazzi, quest completata, la prossima quest che ci rimane, ci serve la scheggia del Prismarine e praticamente la scheggia del monumento sottomarino. Ora, io non ho idea di dove possa essere, però siccome non abbiamo ancora esplorato niente praticamente intorno a noi oltre l'osservatorio, direi oggi di andare un po' in giro, magari possiamo trovare qualcosa che ci possa tornare utile. Prima direi però di aggiustare un pochino l'armatura. Io direi di andare, se vedete di qua c'è quel lago di lava, però non l'ho esplorato ancora. Quindi potremmo andare verso quella zona, perché avevo visto delle strutture, però non me le volevo appunto spoilerare. Tutto questo off camera per farmare appunto tempo fa i cactus, ragazzi. Ok, direi ci accingiamo verso questa zona e vediamo un po' cosa succede. Ok ragazzi, qua ci sta una montagna. Questa era la struttura che avevo visto io, di fianco alla montagna. Difatti poi ero tornato subito indietro perché non volevo spoilerarmela per nessun motivo. Io direi, per vedere meglio il tutto, per capire un po' il punto della situazione, direi di salire in cima. Così vediamo un po' cosa ci sta qui, eh. Oh, lì ci sta un'altra struttura, ragazzi. Ci sta un'altra struttura lì. Ok, intanto concentriamoci su questa che è la più vicina e andiamo subito a vedere. Ok, non sembra esserci trappole, non sembra non esserci niente. Ci stanno anche dei materiali un po' particolari. Non so cosa ci sia qui. Ok, io direi di raccogliere anche questa testa che non si sa mai. Perfetto. Magari ci serviranno più avanti per scambiarle per qualcosa, ragazzuoli. Comunque, raccogliamola. Sembra una struttura tipo delle tribù abbandonate. Allora, ragnatela, ragnatela, ragnatela. Buono, ragazzi, perché con le ragnatele, se le smontiamo, possiamo fare cose belle. Ossa, carne guasta. Libro incantato con rammendo 1. Questo è molto molto importante, ragazzi. Rammendo 1 è quell'incantesimo che è posizionato su un'armatura, teoricamente non la fa mai più rompere, perché tutta l'energia, i punti esteri che voi prendete aggiustano anche l'armatura. Io in genere queste cose le metto sulle elitra, che sono molto comode. Sta cesta la lascerei qui, che tanto non ci servono altre ceste. Vediamo un po' all'esterno se c'è qualcosa che ci siamo persi magari, ma dubito. Ok, proverei a salire, perché c'era un'altra cesta sopra, se non mi ricordo male, eh. Un pillar alla vecchia maniera. E scaliamo appunto la torre. Non volevo rovinarla, però appunto siamo riusciti a trovare il compromesso. Sta diventando buio, potrebbe essere... Ohio. Potrebbe essere assai problematica la situations. Vediamo qua cosa c'è. Wow. Ragazzi, testa di creeper, vetro dipinto e uovo di creeper. Non uno, ma due uova di creeper. Ora che abbiamo il mob spawner, teoricamente possiamo fare anche la farm di creeper. Però mi sto chiedendo perché di creeper. Cosa ci potrebbero portare i creeper di buono, ragazzi? Magari c'è qualcosa che più avanti dovremo scambiare. Potrebbe essere appunto la TNT. Cioè potrebbe essere appunto la polvere da sparo, che potrebbe tornarci utile. Io direi che abbiamo esplorato abbastanza qui. Direi che possiamo tornare verso casetta, anche perché sta diventando buio e ho dei materiali che non vorrei perdere. Ok, abbiamo trovato delle cose interessanti che io direi di mettere subito nella chest, così che almeno le vediamo insieme. Il vetro dipinto mi è sembrato di averlo visto già da qualche parte. Eccolo, per ottenere gli smeraldi. Qui invece ci chiede qualcosa. Allora, dopo la prisma ci... Ah, la lana bianca ci richiede. Ok, quindi la lana bianca, ragazzi, in ogni caso la dobbiamo farmare per forza. Quindi mi sa che devo fare per forza uno spawner di pecore per farmare la lana. Ragazzi, il nostro mondo sta diventando sempre più grande, stiamo colonizzando Marte. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, perché noi zingarelli stiamo conquistando piano piano tutto il pianeta. Abbiamo fatto questa farm di maiali
Molto molto bella, ragazzi, sono davvero contento. Adesso il prossimo passo è fare la farm, quella di pecore. Quindi sarà un'altra sfaticata, secondo me, farmare tutta quella terra, ma lo farò senza nessun problema. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Intanto poso anche queste teste che magari in un futuro potrebbero tornarci utili. Che dire, io vi ringrazio tantissimo e noi ci becchiamo nel prossimo video, dove andremo ad esplorare il lago di lava.